Professor Fuggetta, può riassumere la situazione dell'Information and Communication Technology e dell'innovazione tecnologica in Italia in tre parole? Tre parole. Diciamo che in Italia, nonostante poi si parli spesso della scomparsa di grandi aziende come l'Olivetti, in realtà continua ad esistere realtà di grande successo dal punto di vista dell'innovazione tecnologica. Per esempio, pochi sanno che negli iPhone ci sono pezzi di tecnologia sviluppati, progettati in Italia, come i giroscopi e i sensori digitali. È un po' la situazione di un paese che ha tante risorse, fa grandi cose, a volte ci crede poco o non le conosce abbastanza, quindi è un po' un ritratto in piccolo di quello che è la realtà italiana in grande. Perché nel documento che ha redatto con De Michelis per la Fondazione Think definisce l'innovazione difficile? Quali sono a suo avviso le criticità che rendono tale l'innovazione nel nostro paese? Ma direi che al di là dei discorsi che spesso si fanno sulla mancanza di fondi o sulla scarsità di fondi o sulla difficoltà delle procedure burocratiche, i temi che spesso si leggono anche sui giornali, un tema che noi volevamo anche enfatizzare è che forse ci si crede poco, cioè non si ritiene l'innovazione, la ricerca, questo tipo di tematiche un argomento vitale per lo sviluppo del paese. Qualche volta viene citato in maniera un po' strumentale, però poi all'atto pratico, nelle scelte quotidiane, nelle decisioni dai livelli politici fino ai livelli operativi delle aziende, non è quell'elemento vitale che dovrebbe essere nella vita del paese e delle imprese. Quindi è un po' una situazione di frustrazione, per questo che si diceva l'innovazione difficile. Qual è il ruolo dell'innovazione tecnologica nello sviluppo di un paese e soprattutto quali risvolti sociali porta con sé? Ma oggi l'innovazione le tecnologie in generale sono uscite dagli stereotipi del computer, il telefonino, il televisore, cioè gli oggetti di consumo comunque categorizzabili in questo modo così netto. Oggi in realtà le tecnologie digitali, per esempio, sono piccole, spesso invisibili e penetrano tutti i prodotti o entrano in tutti i processi, pensiamo, non so, a tutti i sistemi di tracciamento per le merci pericolose piuttosto che di supporto al tracciamento dei flussi di traffico, di logistica. Quindi in realtà questa tecnologia mette intelligenza ovunque, nei prodotti, nei servizi, nei processi delle imprese, delle pubbliche amministrazioni, e mettendo intelligenza dalla possibilità di creare valore aggiunto, quindi di aumentare il valore e la qualità di ciò che viene prodotto, di ciò che viene erogato. Quindi questa è la grandissima valenza della tecnologia, l'essere diventata invisibile e quindi sempre più importante e cruciale.